Buonasera a tutti, oggi parleremo del caso Tutino Crocetta ma parleremo anche di politica eh, regionale, ne parliamo con l'onorevole Carrara che è stato anche un magistrato eh, della Procura di Palermo e quindi affronteremo l'argomento da più punti di vista, dal punto di vista diciamo, prettamente eh, legale o penale nel caso in cui si riscontrassero... Dei reati di carattere penale anche dal punto di vista politico. Io intanto voglio ringraziare Carmelo Carraro per questa sua presenza. Devo dire che io non volevo affrontare questo argomento e non l'ho voluto affrontare con rappresentanti politici sia di uno schieramento all'altro, perché volevo che si facesse chiarezza su tutta questa vicenda. Allora ho pensato a Carmelo Carrara in quanto è stato magistrato, è stato anche deputato nazionale, quindi può avere una visione completa di tutta questa vicenda che eh, sicuramente non è esaltante. Allora Carmela, abbiamo detto prima, tanto ti ringrazio per questa partecipazione, abbiamo detto prima della trasmissione di esaminare questo aspetto da vari punti di vista. Allora io vorrei iniziare prima delle intercettazioni, dell'uso che si fa delle intercettazioni ma anche del valore di alcune intercettazioni. In questo caso hanno creato diciamo, uno scombussolamento generale, ha richiamato l'attenzione da parte di tutti i media nazionali e addirittura in alcuni telegiornali è la prima notizia, quindi una notizia sconvolgente che merita diciamo, ahimè di essere trattata. Ma in più occasioni noi ci siamo occupati non soltanto dell'uso ma soprattutto dell'abuso dello strumento delle intercettazioni telefoniche ambientali che è uno strumento meraviglioso per quanto riguarda la disarticolazione di alcune organizzazioni criminali e l'accertamento di alcuni gravi fatti di reato. Spesso però... Eh, ci si è doluti al fatto che vengono splittati sulla stampa dei fatti assolutamente personali, non penalmente rilevanti che possono procurare un danno alla persona. E rientriamo nell'alba di quelli che sono i diritti inviolabili della persona. Fa bene la stampa a divulgare queste notizie o non fa bene? Sicuramente c'è un presidio di natura penale per quanto riguarda la tutela della privacy e anche l'indebita pubblicizzazione di alcuni atti che sono coperti dal segreto istruttorio. Quindi il fatto di per sé stesso è penalmente rilevante. Rimane il problema o meno da parte dell'articolista e del giornalista che ha divulgato la notizia se eh, sia suscettibile o meno di valutazione penale questo suo comportamento. E noi crediamo che questa valutazione sia stata fatta, indubbiamente. Questa valutazione ancora deve essere fatta perché no, si da, risceglie... da parte del giornalista. Perché mi sembra assurdo che venga. Cioè il giornalista non può non sapere queste cose che tu hai detto e che quindi può incorrere in un reato di carattere penale. Nel caso di specie non c'è dubbio che eh, intanto nel contenuto delle intercettazioni a tutto tondo, quindi non soltanto quella famosa sulla Lucia Borsellino. Ci sono fatti penalmente rilevanti e non solo per la parte che riguarda la Borsellino, ma soprattutto per tutta l'allegra gestione eh, di alcune strutture sanitarie, per le nomine legittime di alcuni primari e di alcuni manager, ma soprattutto per quell'iter abbastanza travagliato che ha portato alla nomina dei manager in Sicilia. Delle pressioni che sono state fatte e che ora. La Borsellino denuncia anche se onestamente prima non aveva denunciato. Dico, questo mai? non lo sappiamo se non l'abbiamo denunziato. Io ritengo che su questi fatti. Tu già tra l'altro, conosce personalmente Lucia Borsellino. Sicuramente però dico, sì, la conosco, io sapere. L'ho stimata molto e <ride> le sono molto vicino anche in questo, in questo momento. Eh, sono sicuro che Lucia Borsellino ha già deposto, non solo presso un'autorità giudiziaria di Palermo, ma presso diverse autorità giudiziarie perché. Eh, perché i filoni di indagine sono perché diversi. Perché i filoni di indagine sono diversi, l'ha fatto capire anche il Procuratore della Repubblica di Palermo. E del resto il fatto che nella vicenda eh, del sequestro dei NAS eh, presso eh, la struttura del primario Tutino vedano coinvolti ex magistrati e magistrati ancora in servizio determina per solo questo una stesso maggior... no, non solo una cautela ma una rimessione di procedimenti ad altre autorità giudiziarie certo. ma, ma tra l'altro su... la dichiarazione di Lavoia è precisa in questa procura certo. non ci sono atti depositati esatto. E dai quali c'è una dichiarazione. I telespettatori sanno bene, perché la stampa ne ha parlato: che il Nasse ha sequestrato alcune cartelle cliniche che riguardano ex magistrati e soprattutto magistrati in servizio, che non prestano neanche Io servizio. Io ringrazio veramente a di queste tue eh, diciamo dichiarazioni che fanno chiarezza, perché sono abbastanza diciamo chiare, indubbiamente. Però ti volevo dire, abbiamo accennato per un attimo, vorrei un pochettino eh, parlare di Lucia Borsellino, perché indubbiamente eh, questa eh, signora, l'ex assessore, sta subendo, diciamo, eh, come posso dire, un'attenzione che va oltre quella che è la sua, diciamo, c'è cioè una persona riservata invece si sta trovando al centro di un'attenzione mediatica talmente forte che potrebbe scombussare la vita di chiunque. Sì, sicuramente Lucia Borsellino non poteva pensare eh, nel momento in cui ha aderito all'invito che le era stato rivolto di ricoprire la carica assessoriale che ci sarebbe stato un accerchiamento nei suoi confronti da parte eh, di quella politica che più spesso eh, è stata bollata anche sui media come il cerchio magico, ovvero come il cerchio tragico. In realtà molte delle sue scelte all'interno dell'assessorato alla salute, ma anche su altre strutture, hanno sicuramente subito di una pressione che gli è stata rivolta eh, dal Presidente e dagli uomini del Presidente. Su tutta questa vicenda c'è un'indagine in corso e credo che la stessa Borsellino abbia riferito agli inquirenti e soprattutto alla Procura della Repubblica di Palermo sullo stato dell'arte, tant'è che lo stesso Procuratore della Repubblica di Palermo nell'intervista che ha rilasciato ieri ha confermato che c'era un clima di ostilità uh, che circondava l'operato della Bersellino e sicuramente non rendeva agevole quella mission a cui lei si era dedicata accettando <ride> dico, Ora è stato carri. aperto un nuovo fascicolo. Su tutta questa vicenda eh, però com come possono proseguire diciamo, le indagini in merito a questa vicenda premesso quanto tu hai detto precedentemente ma io credo che i fascicoli non sono soltanto due ma sono, sono più di due sì, dico, perché... ma una nuova indagine eh, per chiarire chi ha effettivamente eh, questa dichiarazione questa intercettazione perché mi sembra di aver capito che questo era l'allentamento della procura di Palermo però per le cose che dici tu non sarà possibile andare Ma oltre un certo limite. sicuramente eh, su questa querella si sono innescati dei battage eh, politici che eh, dureranno per un certo lasso di tempo finché non si farà assolutamente chiarezza sulla definitiva esistenza o inesistenza dell'intercettazione sicuramente ci sono più conversazioni tra Tutino e la il Presidente della Regione in cui si parla eh, di Lucia Borsellino e si parla di Lucia Borsellino certamente non come un elemento che può favorire o agevolare in qualche modo l'operato di questi soggetti eh, di cui ha parlato la stampa, non soltanto Tutino ma anche lo stesso Sampieri, anch'egli in buoni rapporti col Presidente eh, della Regione. Sulle cui nomine, sulle cui nomine ehm, la Borsellino non era stata assolutamente d'accordo. Io credo che tutto questo <ride> sia eh, motivo di indagine anche penale perché si parla anche di requisiti che non avevano non soltanto alcuni certo. manager, ma soprattutto lo stesso personale. Per quanto riguarda i tempi, coinvolto. secondo te quando si potrà sapere la verità? Cioè, che tempi intanto prevedi? In, in, se noi parliamo uh, del della famosa intercettazione in questione, ci potrebbe essere eh, o oh, um, lo stesso procuratore della Repubblica di Palermo nell'ipotesi che questa eh, intercettazione sia effettivamente esistente, sia oggetto di segretazione, perché può darsi anche questo fatto, che l'intercettazione sia stata segretata e il procuratore della Repubblica dica che all'interno del fascicolo eh, che ha... Eh, Buona sostanza, come indagato tutino per cui egli si trova agli arresti domiciliari, questa intercettazione non faccia parte del quacervo degli atti processuali. Quindi l'intercettazione potrebbe essere o assolutamente insussistente, e qua si aprono scenari che eh, naturalmente difficilmente si possono chiudere. Sì e che vale la pena in ogni caso indagare per quanto riguarda non soltanto il momento genetico ma anche il momento della diffusione di questa notizia, ovvero questa notizia fosse falsa, ovvero la notizia è veritiera, fa parte o di un atto segretato presso la Procura della Repubblica o di un atto che invece si trova insieme ad altri atti processuali che nascono da questa indagine ma che radicano la competenza di un'altra Procura della ecco, Repubblica. Faccio, faccio un esempio sì, sì. per il nostro ascoltatore. Se eh, fosse vera eh, l'impostazione accusatoria che ha determinato il sequestro di alcune carte processuali di Tutino e che riguardano un magistrato, un magistrato della Procura della Repubblica di Caltanissetta, il PM competente, il giudice competente a indagare sarebbe il procuratore della Repubblica di Catania, ma sappiamo dal coacervo delle persone assettamente indagabili in questo bailamme di notizie che si sono scambiate eh, per via telefonica, per via ambientale, questi soggetti ci sono delle situazioni che riguardano anche altre procure della Repubblica, per esempio quella di Catania, quella di Messina e perché no anche quella di Tapani. Quindi questo è ancora un dato assolutamente da eh, verificare. Niente, mi sono convinto che ho fatto bene ad invitarti perché ci stai fornendo delle <coughs> spiegazioni veramente importanti. senti per quanto riguarda la sanità. Si è fatta la scelta dei manageri, dei direttori generali, però abbiamo visto che io sicuramente posso affermare che la situazione è peggiorata, perché mentre prima c'era un comitato di gestione, prima ancora i consigli di amministrazione erano in tanti a decidere, adesso uno solo può decidere le sorti di tantissimi operatori della sanità, non solo, ma questo risponde solo ed esclusivamente al Presidente del della regione. Ora, secondo me anche su questo campo bisognerebbe rivedere un pochettino tutto come l'elezione per esempio eh, diretta del sindaco che ha dato eccessivi poteri al sindaco senza nessun controllo, tant'è vero che in base allo poll system il sindaco può nominare... Ma anche l'elezione diretta aggiungo io del Presidente della, della regione, regione perché noi io ci troviamo in questo momento in questi guai, abbiamo in di politica, e abbiamo questa ampia governatura politica perché... Non c'è la possibilità di operare una sfiducia costituzionale. E quindi, secondo me, a parte la sanità, bisognerebbe apportare dei correttivi alla sanità, quindi alla nomina dei manager della sanità, magari con commissioni, con concorsi pubblici e con commissioni composte da componenti stranieri, cioè una cosa del genere. La butto là, eh, anche perché l'ho sentita, mi pare, su Quark o su un programma eh, nazionale. E poi rivedere un pochettino, mettere dei contrappesi, che non è controllo della politica, no? dei contrappesi di democrazia a dei poteri eccessivi che ha il sindaco, come il sindaco di Palermo, cioè il sindaco di una grande città e come il presidente della regione. Questa, secondo me, non è de democrazia, non c'è rispetto delle minoranze, non c'è controllo come avveniva prima, anche se prima sì, possiamo sì. dire che c'era la cattiva politica, non mi sembra che questa attuale sia. Una buona politica. Hai detto bene tu poc'anzi quando hai usato questa terminologia dei pesi e dei contrappesi. È, è sfuggita completamente al legislatore regionale e anche al legislatore nazionale la possibilità del controllo sul, eh, sulla persona, eh, sindaco da un lato ma soprattutto Presidente della Regione dall'altro che per una sorta di impazzimento, per un sistema oligarchico di potere, eh, non risponde più ai cittadini, non risponde più alla politica, diventa governatore tiranno della regione piuttosto che di una municipalità. Lo strumento eh, di democrazia partecipativa esige che rispetto a una condizione di sfiducia, rispetto a una condizione di inadeguatezza, di incompetenza, di fallimento degli obiettivi che si prefiggeva il governatore piuttosto che il sindaco di una città e di un paese, il popolo attraverso i suoi rappresentanti, consiglieri comunali, consiglieri regionali, possono esprimere la sfiducia nei confronti di questo soggetto che ha fallito, toppato eh, rispetto a quelli che erano gli obiettivi che gli erano in qualche modo eh, valso la eh, possibilità di occupare il primo scranno di una municipalità della regione e quindi di mandarla a casa. Questo purtroppo non c'è. La prima delle riforme elettorali che si dovrebbero andare a fare. Riguarderebbe proprio la riforma elettorale del Presidente della Regione Sicilia. Ci arriveranno, lo vorranno. Ma non, credo, non lo so se certo. ci saranno i tempi per poter fare questa grande riforma. Questa grande riforma è una riforma votata veramente per il benessere, per la salute, per la tranquillità non soltanto dei siciliani che hanno partecipato al voto nella eh, precedente consultazione, ma soprattutto per quelli che saranno chiamati a cimentarsi sì, e a comunque esprimere il loro suffragio del prossimo ecco, governo. È accennato della a questa Ciccina. riforma elettorale che si dovrebbe fare o perlomeno degli aggiustamenti da apportare per andare all'Ordano, perché ormai l'orientamento sembra quello di programmare un'uscita di crocetta eh, in tempi brevi dal, dalla presenza della Regione. Però, giustamente, cosa si potrà realmente approvare in questo lasso di tempo, che potrà essere di tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, non so, a meno che non precipiti tutto da un momento all'altro. Io ho l'impressione che, io credo io ho che, che non, precipiti tutto da un momento all'altro. io Purtroppo all credo che non si potrà fare nulla perché ci vorrebbe. Io ma eh, volevo comunicare. Giuseppe Rizzo c'è una voce di, un rumore di fondo che ci arriva dall'altra stanza. Scusami se ti ho. Prego, continua Carmela. Dico, io purtroppo credo che non si potrà fare assolutamente nulla perché occorrerebbe quantomeno commissariare eh, la presidenza da parte del partito politico di riferimento del Presidente. Per fare veramente le cose non ci vuole l'azione del governatore, ma ci vogliono soprattutto i voti della compagine che sostiene. Eh, il governo Crocetta almeno in questo scampolo di legislatura sarà il PD e chi l'accompagna all'altezza di questo compito io credo di no anche per la ristrettezza dei tempi però due riforme si impongono assolutamente la prima è che è quella elettorale per evitare che si caschi dalla padella nella nell'abbraccio soprattutto nella prossima legislatura la seconda che è quella più grave ed è la madre di tutte le battaglie è il problema della finanza regionale il problema della finanza regionale è della programmazione regionale. Chiunque si presenti dopo Crocetta troverà assolutamente macerie. Bisogna risolvere il problema della liquidità di cassa e soprattutto da un governatore in uscita con un atto di estrema dignità noi ci vorremmo aspettare che ci sia una scelta storica soprattutto in materia di tagli. Saranno tagli dolorosi. La non eh, classe possiamo, burocratica ma non possiamo regionale possiamo continuare ad indebitarci perché siamo troppo indebitati. No, ma oltretutto eh, eh, rischiamo eh, di fare ennesime cattive figure rispetto al governo nazionale che ha decretato quasi il default della Sicilia. Mm, ultimamente sono stati a Roma il presidente e l'assessore Baccei per cercare di trovare una soluzione rispetto a, a 300 milioni annui che lo Stato vuole dalla Sicilia come pagamento del cofinanziamento dei fondi di coesione, fondi che la Regione Sicilia non ha assolutamente e che lo Stato richiede eh, per liberare eh, prima altre risorse. Se noi non risolviamo questo problema, se noi non ci presentiamo a Roma in maniera credibile, con una proposta credibile, e la proposta credibile può venire soltanto da riforme vere dal coraggio di operare dei tagli, la classe burocratica ponga eh, sul tappeto tutta una serie di accorgimenti tecnico-contabili e finanziari e poi la politica scelga all'interno della gamma delle opzioni che ci sono e soprattutto rilanciare, eh, l'abbiamo detto anche in occasione di presente trasmissione, eh, la questione degli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto alla Regione siciliana e fare rivendicare effettivamente quell'autonomia che anche grazie all'intervento in causa del Presidente Crocetta noi rischiamo di vedere seppellita completamente. Eh, anche, su, com anche, su questa, fatti, anche su questa questione della famosa, anche sulla famosa questione della transazione dei 6 miliardi di euro. Ora abbiamo vinto un ricorso alla Corte Costituzionale per circa 600 milioni di euro e siamo vincolati da questa transazione del Crocetta. Fatta col MEF, non soltanto con la rinuncia al ricorso, ma anche agli effetti della sentenza favorevole nei confronti della regione siciliana. Io credo che anche questo momento debba trovare uno sfogo presso l'assemblea regionale e quindi trovare il sistema o per revocare questo atto veramente terribile che è stato fatto nei confronti dei siciliani, ovvero per rimanere a galla. Tant'è vero che ieri hanno respinto la dimissione di Ferrandelli proprio per mantenersi ancora. Sulle poltrone di, di Sala d'Ercole, questa è l'impressione che si ha, non per essere diciamo, ripetitivi. Ma io credo che, che l'interesse di tutti sia quello di una moratoria di un paio di mesi per cercare di fare il possibile, evitare il tracollo definitivo e poi prepararsi per andare alle urne. Senti, eh, dobbiamo dare merito a chi la vita l'ha persa per la regione siciliana perché. Crocetta dichiara che lui, nel caso in cui viene, eh, non so, si deve dimettere dal presidente, viene costretto a dimettersi dal presidente, si, si farà cadere l'unico governo antimafia che la Sicilia ha avuto. Io ricordo che c'è stato anche un presidente altro presidente Mattarella che è stato ucciso proprio perché voleva combattere il malaffare nella regione siciliana. Quindi, se Crocetta non dà i giusti meriti a chi, eh, a chi spettano, perlomeno noi in questa occasione riconosciamo che Pier Santi Mattarella ha perso la vita. A Ma perché sicuramente perché si allontana contro il malattico. Ma soprattutto non, non va riconosciuta questa etichetta, perché eh, fino, mentre noi stiamo parlando, si consumano ancora la regione siciliana dei fatti che sono assolutamente borderline, non soltanto col giudizio disciplinare davanti alla Corte dei Conti ma anche con no, i ma fatti dico, io perché rilevanti... lo dico Carmela perché dico perlomeno <coughs> noi dobbiamo mantenere una certa serenità e leggere i fatti per quelli che realmente sono oltretutto, eh, oltretutto noi carità. lasciamo alla magistratura di fare il È suo esatto, corso no? sui fatti che riguardano situazioni no, nel momento in, uh, in cui il, il suscettivi... Presidente della Regione vuole fare il magistrato e i magistrati vogliono fare il Presidente della Regione in questo caso dico c'è uno, uno scombossolamento generale, non c'è il rispetto dei ruoli e si finisce per giudizio, trovarsi nella situazione. Credo che il in cui giudizio di inadeguatezza che hanno dato tutti i partiti a cominciare da, proprio dal Partito Democratico, sia quella dell'inadeguatezza dal punto di vista politico, perché non uno solo degli obiettivi che lui ha cercato di traguardare è stato raggiunto. cioè ma di che cosa stiamo parlando? La finanza pubblica io, abbiamo doffato. Io ho sempre dato no. la colpa però ai partiti, perché eh, Crocetta può avere le sue responsabilità, però i partiti hanno anche grossissime responsabilità, sia i partiti di maggioranza che anche i partiti di opposizione, perché non hanno saputo operare realmente nell'interesse dei cittadini. Perché tu bene ricordavi, alc alcuni provvedimenti sono di competenza del Parlamento e non li hanno fatti. Hanno lasciato che. Eh, Crocetta continuasse a sbagliare su alcune eh, tematiche portando la Sicilia in uno stato di estremo disagio. Questo sicuramente sì, però eh, ci sono delle vicende che tengono alla gestione. Io poc'anzi ho fatto riferimento a quella assurda transazione che è stata fatta dal Presidente della Regione senza eh, nessun eh, passaggio da parte dell'Assemblea regionale siciliana, né tantomeno dalla Giunta. Teniamo conto che è la giunta che dà la strategia di indirizzo politico. Il Presidente della Regione poi ha dei suoi poteri che gli sono riconosciuti dalla legge, ma sicuramente questo potere non l'aveva. Ma ci sono tanti settori in cui l'azione di Crocetta è stata devastante, pensiamo a quello che è successo nella formazione professionale, pensiamo a quello che è successo nei confronti della burocrazia, pensiamo a quello che è successo sulla mancata integrazione socio-sanitaria in Sicilia. Pensiamo al fatto che alberga ancora. Eh, presso la Presidenza della Regione la richiesta di modifica delle IPAB che avrebbe consentito di rendere virtuosa attraverso una progressiva eh, dismissione di alcuni beni che non sono strumentali all'attività delle IPAB, avrebbe consentito intanto di ripianare il debito delle opere pie e dall'altro di rendere veramente virtuosa l'attività per quanto riguarda alcuni settori del sociale. Ma lo stesso discorso eh, dicevi tu per quanto concerne la sanità. E Dico qua si può aprire un'altra parentesi che rischia di non chiudersi mai, eh, anche il perché di, mh, ci siano ancora dei trattamenti di favore nei confronti di alcune strutture sanitarie, non per interventi di massima chirurgia ma anche per interventi rutinari. Ma dico, posso portare un esempio per tutti, come si fa a non unificare il policlinico e il civico che sono proprio... Anche fisicamente cioè, fisicamente sono allocati, contigo. Ora, com'è possibile che si mantenga ancora una situazione del genere? Non voglio dare responsabilità a nessuno, ma secondo me c'è una. Ma per non molti. parlare dico, anche di cose. No, mh, poi, dico, eh, sì. la, la famosa riforma delle province, sì, sì, il sì. fatto che ancora oggi a cinque mesi eh, di, 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 di tempo dal, dal parziale crollo dell'autostrada non si sia individuata una soluzione. Eh, alternativa rispetto alla una condizione stato, che continua a spaccare la Sicilia non è stato, in due. non è stato sconfitto benché Crocetta dice che ha fatto arrestare 800 persone a Gela eh, come se ah. ripeto, una magistratura agisse solo su input di Crocetta, almeno queste sono... avevi ragione tu poco fa quando dicevi alla fine il problema non è solo di Crocetta no, ma eh, soprattutto parti... di chi dovrebbe fu fungere da uh, contrappeso, da controllo certo. rispetto all'operatore Crocetta. Non si può mantenere, ripeto io non ho niente né contro i primari del civico né contro i primari del policlinico, ma nel momento in cui si mantengono queste due strutture vuol dire che se vogliamo mantenere baronati al civico e Baronati al, polic al policlinico è evidente ecco, Crocetta questo segnale doveva dare assieme alla Borsellino, ma visto e considerato quello che ha subito la Borsellino, ahimè non mi sento assolutamente di darle nessuna eh, colpa, però no, siamo no. ancora in questa eh, situazione. Senti, alla luce di queste considerazioni e eh, riaffermando nuovamente che i partiti sono inadeguati, almeno quelli attuali, sono inadeguati a dare risposta ai cittadini. Che cosa si debbano augurare i siciliani nell'immediato futuro in vista sicuramente di elezioni regionali? Beh, sicuramente di eh, dare maggiore stura a quelli che sono i movimenti, i movimenti che vengono dal popolo e che eh, si eh, articolano eh, eh. secondo dei valori e delle soluzioni di carattere pratico che stanno maggiormente a cuore della gente. E oggi eh, c'è una visione in funzione assolutamente antipolitica del popolo verso coloro che li rappresenta e io credo che questo attraversa proprio tutto l'arco costituzionale. Rischiamo oggi di consegnare la Sicilia al populismo eh, di Beppe Grillo e chiaramente sarebbe un rimedio peggiore rispetto a quello oggi esistente. Dobbiamo avere il coraggio di ripartire dal popolo, dalla gente e soprattutto di ripartire da quei valori che noi siciliani abbiamo e che abbiamo purtroppo dimenticato, abbiamo piuttosto seppellito e che si rifanno. Allo Statuto voluto dai nostri parti. Ripeto, se noi non diamo vigore a questi principi dell'autonomia che lo Stato ci ha relegato soltanto a livello ormai cartolare, perfino i fondi dell'articolo 38 dello Statuto sono, sono spariti. Come si può risollevare questa Sicilia? Non basta vincere la prossima competizione elettorale, bisogna poi poter governare e per governare c'è la necessità di disporre di una cassa. Allora che cosa si dovrebbe fare come prima cosa? Sicuramente si dovrebbe chiedere allo Stato centrale non soldi che lo Stato soprattutto in questo momento non concederebbe a questo governo, ma una moratoria così come è avvenuta eh, per, per la, Grecia. la Grecia per il pagamento di alcuni debiti che ci sono. La regione Sicilia rispetto ad altre regioni dello Stato che hanno subito i soldi da derivazione statale soffre di questa autonomia per il fatto che essa stessa, diversamente dalle altre regioni, incassa, riscuote il gettito delle imprese che hanno sede in Sicilia. E allora basterebbe che lo Stato ci accordi una moratoria per questa giacenza di cassa e garantire questa liquidità che in questo momento la Regione non ha. Ci sono imprenditori che per esempio devono beneficiare di regimi di aiuti d'impresa, ci sono creditori e fornitori di strutture di aziende eh, sanitarie eh, che eh, sono appunto in credito da diverso tempo rispetto alla regione siciliana. Sì, c'è tutto pronto per la liquidazione, ma manca la cassa. Cosa che eh, mette a rischio anche l'erogazione dei prossimi stipendi agli stessi impiegati Quindi regionali. È, è giovane, Quindi c'è un'esigenza di caso. Qua è... ci vuole un altro padre della regione siciliana, come il vecchio La Loggia, piuttosto altri che hanno eh, determinato lo statuto della regione siciliana, che si inventi qualche cosa, che sia credibile, che sia capace di parlare con il governo nazionale per avere non già soldi che lo Stato in questo momento non potrebbe assolutamente erogare, ma soprattutto per avere quella liquidità di cassa per 3-5 eh, anni cose per far ripartire ci la Sicilia. Naturalmente, naturalmente ad esempio qua, si può parlare di tante cose. Noi per esempio eh, credo che questo sia il primo governatore della Sicilia che vedrà alcuni fondi eh, europei ritornare a Bruxelles. Cioè, non è successo. Dico, ma male. ma pare è la cosa che Quindi incapacità capacità di spesa. Vuole, oltre a questa grande figura c'ho l'autorevolezza e poter interloquire in maniera forte Sicuramente col sì. governo nazionale. Sicuramente, Comunque, sì. Qua siamo. Abbiamo concluso, io ti ringrazio Carmelo, sì. ringrazio i telespettatori, buonasera a tutti.